Questa da quando è così eccitata? Da ieri. La tenga sotto osservazione, telefonerò da Ginevra. Non si preoccupi. Comunque, siamo tutti un po' eccitati, no? Questa è finalmente la nostra grande occasione. Già. Vedrà, alla De Grand saranno entusiasti di Acroni. Speriamo. In bocca al lupo. E mi saluti Ginevra. Per Ginevra? Tra due ore. Ma perché non posso venire con voi? Cerca di capire, è un viaggio d'affari. Sì, lo so. E se quella società svizzera non compra la tua invenzione, noi saremo rovinati, non è così? Pressa poco, sì. Ecco la mamma. Portami del cioccolato. D'accordo. Ciao, ciao papà. Ciao mamma, buon viaggio. Ciao Giulia, vai lavorare. L'abbiamo molto trascurata in questi ultimi tempi. Oh, sì, è vero. Ma tu sei sempre chiuso in laboratorio ed io in ufficio. Sta pagando anche lei per Acroni. Ma si è lamentata? Un po', sì. E naturalmente l'ho fatto con te. Se continuo così diventerò gelosa. Comunque tra qualche giorno, con un po' di fortuna, questa storia sarà conclusa. Così potrò stare un po' più con lei. Certo. Ma compreranno Acroni? Sei tu che hai condotto le trattative. Già. Ora che stiamo per concludere, mi parli di questi suoi amici. Io non ho mai detto che fossero amici miei, eravamo colleghi di università. Appunto. Allora? Niente. Giorgio Pardi era il migliore studente di biologia del suo corso. Lei ha ereditato una società farmaceutica dal padre, dove lui, dopo il matrimonio, ha cominciato a fare delle ricerche sugli ormoni. E poi? Non so altro. Sì, se non il fatto che dopo circa 9 anni mi hanno rintracciato per proporre alla De Grand il risultato dei loro studi, l'Acronil. Nessuna notizia di Marek? No, signor De Grand. Provi ancora in quel bar. Ah, il professore. Un momento. No, non c'è. Non l'abbiamo ancora visto oggi. Marek è contrario al prodotto dei suoi amici. Lo sapeva? Non sono miei amici, le ripeto. Come vicepresidente della De Grand mi sono limitata a prendere in considerazione il loro progetto. Bene, d'accordo. Li chiami come vuole. Comunque a me questo progetto interessa. E non lascerò che quello scienziato fallito lo bocci come sta facendo con ogni progetto da un po' di tempo. Quello scienziato fallito è un premio Nobel. Che ha preso con altri 3 ricercatori. Non da solo. E nel periodo in cui ancora non beveva. È il consulente scientifico della De Grand. Non lo sarebbe più da un bel pezzo se voi del consiglio di amministrazione non ve ne serviste per farmi la guerra. Sono stato io a creare questa azienda. Porta il mio nome. E non permetterò che la Cosmos la compri per un pezzo di pane. Con un prodotto come Acronil potrei anche rifiutare l'offerta della Cosmos. Anche se so benissimo che voi per i vostri interessi personali volete farmi vendere. Bene, vedremo se ci riuscirete. Purtroppo ha ragione.
Un prodotto contro la vecchiaia potrebbe risollevare il bilancio della baracca. Ma praticamente cosa dice Marek? Marek? Cosa vuoi che dica? Che la sperimentazione è insufficiente. Ah, allora siamo a posto. Il consiglio boccerà la proposta. De Grand dovrà vendere e noi avremo fatto un altro passo in avanti. Tu dalla vicepresidenza alla presidenza e la De Grand verso l'abbraccio con la Cosmos. Ma c'è qualcosa che non va? No, no, niente. Tutto a posto. Bene. Allora ci vediamo in consiglio. Sì, ciao Ahmed. Ciao presidente. Bene, continui a tenerla sotto osservazione. La richiamerò. Allora, come sta la cavia? I sintomi di eccitazione continuano. Come hai detto? I sintomi di eccitazione continuano. Beh, non pensare alla cavia adesso. Pensa a noi. Come ti senti? Bene, bene. Andiamo. Prima andremo, prima sarà finita. E poi non credo che potrò sopportare ancora per molto questa tensione. Andiamo. Sono registrati i mutamenti di un essere umano nell'arco di 45 anni con le relative alterazioni metaboliche dovute all'ormone di cui stiamo parlando. Insomma, la vecchiaia. Già, la vecchiaia, che l'umanità considera la peggiore di tutte le malattie. Bene. Acronil interviene sull'attività di questo ormone rallentando gli effetti del processo di invecchiamento nella misura di circa il 25% rispetto ai parametri normali. Come dimostrano le sue cavie? Acronil si presenta quindi essenzialmente come un rigeneratore di tessuti, ma non solo questo. Giusto, si presenta anche come la promessa di una lunga e forse eterna giovinezza. Qualche goccia di Acronil nelle vostre vene e morirete tutti a 80 anni, ma con la soddisfazione di sembrare dei sani giovanotti di 60. È questo che il prodotto prometterebbe? Una nuova generazione di cadaveri di bell'aspetto? Allettante. La cosmetica sarebbe solo uno dei campi di applicazione di Acronil. Già, ma con quali effetti secondari? Nessuno. Le cavie non hanno manifestato nessun effetto secondario. Cavie, ha detto. Ma noi non stiamo parlando di un prodotto capace di allungare la vita a delle cavie. Perché non facciamo una pausa, eh? Accettata. Ma cosa ti è saltato in mente? Dopo i sarcasmi di Marek bastava chiedere la votazione e il progetto sarebbe stato bocciato. Acronil ci interessa. Ah sì? E da quando? Ahmed, sai quanto si spende nei soli Stati Uniti in un anno per prodotti cosmetici? Voi arabi non lo capirete mai. 23.000 milioni di dollari. Quel prodotto è un affare, non possiamo lasciarcelo scappare. E allora? Vuoi salvare De Grand? De Grand è un uomo morto. Al prossimo consiglio d'amministrazione nessuno lo vedrà più e lui non sarà più presidente. Sì, ma come farai a convincere tutto il consiglio? In cambio dell'1% del contratto di vendita della Cosmos. E hai un'idea di che cifra potrà essere se sul piatto della bilancia potremo mettere un prodotto come Acronil? 40 milioni di dollari in più. Quindi noi prendiamo quel prodotto non per dar modo a De Grand di rifiutare l'offerta Cosmos, ma per aumentare il prezzo di vendita. Divertente. E Marek, lui è contrario all'acquisto. In qualche modo lo convinceremo.
sei, non sei cambiata per niente. Davvero? Anzi, per essere sincero, sei migliorata. Bene. Il vostro prodotto interessa moltissimo, ma c'è un piccolo...